Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Pokémon Spada. Noi ci stiamo sistemando lo zaino e vi comunichiamo che abbiamo un 20% di influenza in meno oggi. Quindi teoricamente dovrei riuscire a parlare un po' più decentemente rispetto all'altra volta. Allora, cosa dobbiamo fare? Niente, semplicemente visto che in città non ho trovato grosse cose da fare, in questa città in mezzo al deserto, sembrerebbe, deserto roccioso, ci dedichiamo alla palestra. Allora, ciao sfida palestra, stai visitando la nostra palestra? Ovviamente sì. Andiamo a metterci la nostra simpatica divisa e vaffanculo tutti quanti. Tanto purtroppo un po' di naso chiuso ce l'ho comunque, quindi me lo devo... Vai numero 690, fatti figo. E niente, comunque il naso chiuso, stavo dicendo, ce l'abbiamo lo stesso e ci do. Vediamo la sfida della palestra, che non la so. Che è questa cosa strana? Oh, vediamo un po'. Allora, benvenuti nella palestra di Latermon, la CTP in consiste una missione. Devi su questa tazza raggiungere il traguardo evitando gli ostacoli. Ah, va bene. Buono a sapersi. Ora ti dirò come controllare. Se vuoi andare alla tazza della ruota dello stick in senso orario. Verso destra, quindi ruota in senso orario, ok? In senso anti-orario, perfetto. Se vuoi sbagliare contro la parete, ruota lo stick. Ruota lo stick. Non so bene quale per allontanare. Va bene. L'obiettivo è raggiungere il traguardo evitando gli ostacoli. Buon divertimento, ruota lo stick a ruota libera. Perfetto. Va bene. Non ci ho capito un cazzo, ma va bene. Vediamo un po' come funziona sta cosa. Giro verso destra, giro verso sinistra. Sì, è un po' incasinata sta cosa, ma va bene lo stesso. E il flipper uguale. Lo prendo punti o li perdo se faccio queste cazzate qua che batto contro i muri? Fine. Vabbè, onesto. Ah, qui abbiamo uno sfidantes. Salve. Salve. Scommetto di girare la testa e vedere se ci sono lo stesso. Ma certo. Allora, Arnaldo. Vediamo cosa offre. Un Pokémon normale. È un Pokémon lotta questo. Da quando? Vabbè, mi sfuggiva sta cosa, ma va bene lo stesso. Allora, lottiamo. Per Forbecco, che siamo sulla fiducia, che dovrebbe essere abbastanza stronzo. Perfetto. Ah, per la cronaca, che io non ve l'ho detto, ho livellato un po' i Pokémon e quindi sono tipo il livello, come potete vedere, tra il 46 e il 47. Quindi siamo vicini al punto in cui di non ritorno. Vuoi cambiare Pokémon? No, continuo a lottare perché i tuoi saranno tutti Pokémon di tipo... Ah sì, questo qua è l'evoluzione. Allora, lui pensa al campeggio, io gli dico di attaccare con Performance, sembra giusto. Super efficace, è morto in un colpo, complimenti. Molto bene. Buono, abbiamo già fatto second allenatore della palestra. Scorbagni va al livello 47, ma non la cosa per adesso non ci tocca più di tanto. E nella forza da capogiro. No, Scorbani. Io non la farei ancora l'evoluzione. Vorrei aspettare ancora un attimo. Devo vedere un attimo bene tutta la questione delle mosse e balle varie. Qui è un. Vuoi tornare all'ingresso? No. Ok, quindi abbiamo un'altra tazza, un altro regalo. Qui devo stare all'occhio dove vado. Ok. No, allora culo. Qui devo andare di qua no, non era di qua che dovevo andare, perfetto. Devo passare oltre.
Ah, quindi qua devo usare i pugni per proprio per spostarmi e andare da un'altra parte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo a sinistra, sinistra, sinistra. Oh, mannaggia il cazzo. Troppo. Sì che ci siamo, ci siamo, eccoci qua. Molto bene. Perfetto. Un altro sfidante, questa volta è una donna. La missione è mirabolante, se mi viene da una parte. Sì, effettivamente. Abbiamo Giada. Farfetch'e. Farfetch'e da quando è che è un po' come di tipo lotta? Mi sfugge sta... Ah, perché deve essere la versione di... Essendo la versione di Galar, probabilmente è più veloce di me ad attaccare. Vabbè, lui si è protetto, quindi niente. Se è più veloce di me ad attaccare, non avrei mai detto. Comunque sì, avendo l'edizione. Essendo di Galar, probabilmente è di tipo lotta anziché essere di tipo... volante. Cos'è? Normale volante Farfetch'e, se non mi ricordo male. Punti esperienza, pochini. Ah, ne aveva solo uno, perfetto. Una tecnica come la mia non passa un salgazzo al cazzo, attacco soltanto come uno bastardo. Ok, ultimo giro, ultimo regalo, adesso vediamo un attimo com'è la questione. Qui da che parte si va? Penso verso... No. Dai, un colpetto, grazie. Troppo. Perché non mi fa andare... Fanculo. Non mi fa più andare di là. Palle. Come faccio ad andare di là? Punto andrei a sinistra io, perché non mi viene in mente altra soluzione. È l'uscita di qua, infatti. Ah, eccola qua l'inghippo. Vai 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 vai, eccoci qua, ci siamo. Qui adesso devo andare a sinistra sicuramente, ma non troppo. Perfetto, una serie di mazzate sui denti, ma siamo arrivati alla fine. È carino come gioco, effettivamente. Una cazzata epocale. Ok, ultimo allenatore della giornata. Salve e buongiorno. Troppo avventati. Va bene. Io non mi sembra essere così avventato, ma va bene lo stesso. No, Hitmonlee. Sappiamo anche noi Hitmonlee. Non gioco... Vabbè, a parte che non è di livello abbastanza alto, però... Potevo pensare di utilizzarlo anche. Allora, lui sa Hitmonlee, l'altro sarà Hitmonchan sicuramente. Dai, andiamo giù di Perforbecco sulla fiducia. Molto bene. Non gli lascio neanche tempo di attaccare, sono fin troppo stronzo. Punti esperienza gratis, anche al cagnolino che non ha fatto niente, ma va bene lo stesso. Ah, spizza lampo, che mossa è? Ah, chi la usa si carica di energia per scherzo, cos'è? Ma subisce danni per il contraccolpo. È un po' dubbio, cioè. L'avrei togliere anche la. Vorrei anche togliermi elettrococcola, effettivamente. Però l'elettrococcola dà anche un. Lo paralizza anche. È una bella domanda. Però questa qua si carica e subisce danni per il contraccolpo. No, non mi piace. Sì, al massimo gliela faccio insieme un'altra volta. Hitmonchan, giustamente. Vuoi cambiare Pokémon? Continua a lottare. Anche noi ce l'abbiamo sto Pokémon, ma va bene lo stesso. Pugno scarica.
Attacca prima lui, bene. Dovrei vincerla io. Sì, infatti, perfetto. Molto bene. I Pokémon prendono punti di esperienza. Machop che non ha fatto niente, ma ha visto i suoi compaesani lottare. Mi sembra giusto che prenda un livello. Ah, Incrocolpo. Sì, vediamo Incrocolpo com'è che funzionava. Investe avversario con un colpo sferrato con entrambe le braccia in croce. Probabile brutto colpo, ma ha una precisione di 80. Io sono un fanatico della precisione, quindi se posso non lo uso. Quindi per adesso non lo impariamo. Poi intanto si possono tutte fare imparare, resettare, girare, voltare le mosse, quindi non mi faccio problemi. Vabbè, gli abbiamo svegliato delle emozioni inconsce. Per adesso dire di no, ma secondo me è quasi ora. Tra tutti è quasi ora. Allora, Machop no. Qualcun altro? Boh, perfetto. Signori, possiamo andare a sfidare la grande capa delle palestre. Che camminata strana è Celtic, vai. Comunque, noi siamo arrivati alla fine. Traguardo raggiunto. Ok. Allora, signori, questa puntata sarà strana, nel senso che se riesco a battere la palestra in meno di 4-5 minuti, vedete l'episodio che continua, ovviamente. Se invece non riesco a battere la palestra, è un altro episodio, quello dopo. Quindi faccio finta di salutarvi e faccio finta di andare a battere l'allenatrice. A dopo! Ok, l'ingresso stavolta è separato. Comunque benvenuti se fosse un altro episodio, altrimenti niente. Allora, il mio nome è Fabia, grazie Fabia, come l'acqua. Allora, se presente nasce che diventa la pro. Va bene, vediamo che cosa offre la nostra amica Fabia. Musichetta? Grazie. Lei ha 4 Pokémon. Musichetta è sempre figa sta qua. Allora, il Dynamax ce lo teniamo per dopo. Ok, secca in un colpo. Non mi sembra fin troppo logico questa la potenza che ho. Dai, su. Pangoro, che cazzo è Pangoro? Ah, sarà mica il coso. Coso, come si chiama? È l'orsacchiotto peloso. Sì, l'evoluzione. Allora, andiamo giù di Belforbeck. È sempre su. Anzi, forse è anche tipo erba questo. Notte sfera, attenzione. Aia, mi ha fatto malissimo. Brutto colpo pure. Beccata sulla fiducia. Super efficace, va bene. Forse per l'ultimo Pokémon mi sa che dobbiamo cambiarlo. Il povero Rocky D non so se ce la farà. Sirfetch'd, attenzione. Sirfetch'd è bello cazzuto questo qua, come rischiamocela, al massimo useremo un altro Pokémon da Dynamaxare. Bello Sirfetch'd comunque, tanta roba. Allora io sulla fiducia faccio borsa. Dov'è? Dunque lui ne cura 120.
la super pozione ne cura soltanto 60, iper pozione, vediamo se funziona, magari poi la userà anche lei sicuramente. Vorticolpo, onesto, lotta, per forbecco dovrebbe di nuovo funzionare, secco in un colpo, complimenti. Dovremmo riuscire a farcela col Dynamax e il nostro Rocky D. Allora, se non succede niente di particolare dovremmo farcela. Tanto Gastly a random prende i livelli. Oh, Gastly usa Mangia Sogni, però Mangia Sogni funziona solo sul bersaglio che dorme. Io non ho niente che faccia dormire gli avversari, interessante. Quindi per adesso lo annulliamo. Machamp, oh merda. Continua a lottare. Bisogna mantenere la concentrazione. Lo so. Sto qua è Dynamax sicuro. Vediamo di... Proviamo a controbatterla al volo. L'ho faccio prima io? Avrei detto che l'avrebbe fatto prima lei. Vediamo un po' se attacco prima io. Mazza, quando diventa grosso ti acceca le orecchie. Ah, ecco. Gigamax anche lei, giustamente. Ah, versione Gigamax questa addirittura. Manco Dynamax, è Gigamax. Attacco per primo io però. Quasi. Di pochissimo. Dai in attacco, attacco normale. Che strano. A sto punto facciamo un Dynajet un po' più basso, ma va bene lo stesso. E effettivamente abbiamo vinto facile. Qui purtroppo è... perché io sono stronzo, sto livellando troppo i Pokémon, sono troppo sgravo, lo ammetto. L'abbiamo vinta. Molto facile, ma l'abbiamo vinta. Grande Rocky D. Vabbè. Lo spirito combattivo dei livelli alti si chiama questo, perché noi siamo stronzi. No, non ancora. Allora, vediamo se ci dà subito la medaglia. Penso di sì, grazie per questo incontro, grazie a te. Sì, devi imparare ad aumentarti Pokémon di livello. Risultati di felicità, in fondo di gioco. Perfetto, non ce ne frega niente quello che ha detto, onestamente. La vittoria è nostra. Ha detto vostra? Vabbè. Perfetto. Un'altra medaglia per noi. Posso catturare Pokémon fino a livello 40. E quindi il level cap sarà dal 50, sarà arrivato al 60, penso. Boh, signore. Sei un fenomeno. MT per ricordo. Vendetta. Qualcuno la conosce già, Vendetta, mi sembra. Mostra attacco infligge un danno doppio se stati colpiti. Ah sì, l'avevo fatta dimenticare a qualcuno, non mi ricordo più a chi. Aggredisce è tipo lotta, va bene, grazie. Molto gentile, molto gentile. Continuiamo così. Signori, nonostante tutto, siamo arrivati solo a 19 minuti di episodio, quindi ovviamente non lo taglierò. Vabbè, inutile dirlo perché ve ne sarete già accorti. Quindi, per il momento, signori,
Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata con qualcosa di nuovo che non sappiamo ancora. Sicuramente qualcosa ci attenderà fuori dalla palestra. Per il momento, signori, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!